Rosti di patate con pochissimi ingredienti, vediamo come prepararlo. Un piatto semplicissimo, serviranno le patate, il burro, sale e pepe. Laviamo le patate, mettiamo l'acqua e le cuociamo in pentola a pressione per 7-8 minuti, pentola normale 15 minuti circa, dovranno rimanere molto al dente. Per vedere se sono cotte, infilate un forchettone. Deve entrare, ma con un po' di resistenza. Sbucciamo le patate. Togliamo anche le parti più brutte. Grattugia a fori larghi e grattugiamo le patate. Il rumore di fondo è Attila che mangia le sue crocchette. Sale, pepe e mescoliamo. Sciogliamo il burro in una padella antiaderente. Versiamo le patate e facciamo cuocere mescolando per circa 5 minuti a fiamma medio-alta. E con una paletta cominciamo a dare la nostra forma arrosti. Aggiungiamo dei fiocchetti di burro a lato e continuiamo a cuocere per ancora 7 minuti. Guardate, inizia a formarsi una bella crosticina. Imburriamo un coperchio. Adesso copriamo così e giriamo il nostro rosti. Altro burro e mettiamo il nostro rosti. Altri fiocchetti sui bordi. Certo, il burro nella cucina nordica la fa da padrone, ma ogni tanto. E lasciamo cuocere altri 7 minuti anche da questo lato, facendo attenzione che non prenda troppo colore nella parte di sotto. Facile, no? Il nostro rosti di patate è pronto. Pronti per il taglio. Il rosti di patate si può servire così al naturale, magari con una bella insalata, oppure come contorno. Inoltre potete sbizzarrirvi perché a questa ricetta semplicissima, a base solo di patate, sale, pepe e burro, si possono aggiungere altri ingredienti, ad esempio erbe aromatiche come un po' di rosmarino, oppure dei salumi, dadini di pancetta, di speck. E anche dei formaggi, oppure altre verdure, come ad esempio le cipolle.